anche oggi si mangia. Video, audio, foto, mix di Walter Giusti. Fabiana La Rossinciana, dicembre 2022. Tortellini a ragù. Fabio, il coniglio rupeste, oggi si mangia bene. Ci hai messo anche l'aglio? E Fabio, da mangiare. Ma la figlia è ramerino. Come? Dove l'hai ramerino? E non fondo all'orto. No, ce l'ho qui, guarda. C'è il ramerino, via. Ramerino, sì. Buono, dà sapore alle pietanze. Non ci fermo. E ora siamo da Fabio che prepara il conigliolo. Fabio, ma si mangia sempre quel conigliolaccio, ma dove l'hai usato? Dove vai, in giardino? Ora fai entrare tutti i gatti, eh? Guarda, va in giardino. Signore e signori, siamo in attesa di pranzare, vi faccio vedere qui. Qui è tutto pronto, apparecchiato. Qui c'ha le bocce, vedete le bocce? E qui c'ha, qui. E poi dopo vi faccio vedere, ha comprato anche il divano nuovo, così si dorme meglio. Il divano nuovo di Fabiana La Rossinciana, eccolo. E questo è quello vecchio, c'ha due divani, meglio di così. Poi c'è tanto spazio in questa casa. Il giardino di Fabio. Qui c'è la pompa dell'acqua. E questo qui è il giardino di Fabio. È tutto in allestimento. Ora si pianterà gli alberi e le siepi. E vedrete che bellezza. Ecco la grande scalina. Per andare in giardino. Fabio, sei in cucina? Stai preparando? Ma le mani te le sei lavate? Certo. Ma ero dimenticato di dirtelo, meno male ti sei lavate le mani. Da me. Era un giardino, è bello, eh? Certo. Quando ce li pianti gli alberi? Crescono da sé tanto. Crescono da sé. E se non crescono rimane sempre così selvaggio? No, crescono. Ho capito, va bene. E poi devo. Guarda, vai giù, che bellezza. Il fuoco quasi fra poco si mangia, meno male. Ecco qui. E qui è rotto, che non ci chiude più. Si è scardinato. Come mai non lo metti a posto? Ci vuole prima il progetto. Ho capito, ma te le sa fare queste cose, non eri. Ma stavi a fare le ornici, non sapevi giusto. Cosa fai? Per pelare le patate, via. Signore e signori, basta. Con queste belle novità le patate sono qua. Ciao. Coniglio con patate. Buon appetito, signore e signori. A tutti, Walter. Fabio, cosa c'hai te? Coniglio con patate anche te? E ramerina, tieni. No, il ramerino non lo voglio. Mi fa venire l'ormoni. C'hai anche il pane? Te l'ha fatto lo scontrino, perché quello non fa lo scontrino. Lo fa. È un filippino ignorante. No, a me me l'ha sempre fatto. Sì, te l'ha fatto, vedete, frega, stai attento. Signore e signore, con il pane del Filippino, Giustivatte vi saluta e beve il vino. Che vino ci abbiamo oggi, Fabio? Non lo sai neanche. Il vino italo-americano. È buono questo vino lì? È buono. Allora si beve e si mangia. Signore e signori, mangiate anche voi come fa Fabio. È ingrassata la Fabiana. Sì. Saluta Fabio, saluta. E un saluto nemmeno mangia. Quando c'è da mangiare lui non sente storie. Buonanotte, vai. Fabio, le patate sono sciocche, ma hai portato la saliera, cos'è questo bussolo lì? C'è il sale? Ma guarda che bellezza, oh. Cos'è? Te l'avevo detto che erano sciocche, perché non le salate? Ora sala le patate e sono più buone, va, buttala anche da me dell'altro sale, ma... Hai detto sono sciocche? È con la mia colpa mia cercò, l'ha fatta sciocche, guardate lì che bussolo per il sale. Meno male c'è il vino buono, guarda va. Dice che è buono, chissà dove l'ha preso. Con l'artigenia, guarda, è tutto qui. Signore e signori, io continuo a mangiare perché qui oggi ho fame. Ciao. Stracchino,
della coppe servito nel piattino. Fabio, dove me l'hai messo lo stracchino? Nel piattino, caro. Ma non è un piattino, questo è un tovagliolo. Mangio, sì. Ma le mani se le hai rilavate. Ho mangiato nei bussoli fino a ieri. E cos'è il bussolo quello lì? Ora sta a fare tante storie. E gorgonzola, di dove l'hai comprato il gorgonzola verde? Gorgonzola verde. Ma io mangio tutto, allora se mi sento male la colpa è tua. Viene dalle Prata. Signore e signori, con queste belle novità, Giusti Parte se ne va. Saluta Fabio. Ciao. Ma ti è venuto un coso di tosse prima? Cos'è la tosse? O ti è successo qualcosa? Sono morso la lingua. Ti sei dato un morso alla lingua? Sì. Anche bella. Porca miseria, anche stato sei ridotto. Povero Fabio. Com'è lo stracchino? È buono? No, è COVID. Mangia, lavati le mani, dai retta a me, vai. Signore e signori, arrivederci. Ci vedremo a presto. Speriamo. Se non si muoie prima. Ciao. Qua su in alto il ferro è rosso e la pietra è bianca e dura, che per noi